a pochi minuti dalla partenza di questa Green Trail, siamo con Fabio Sinatti, uno degli organizzatori. Beh, insomma, allora ci spieghi un po' le caratteristiche di questa corsa. Beh, direi una corsa che, diciamo, vede molti atleti impegnati in un percorso particolarmente anche, diciamo, strano per quest'oggi, perché con le condizioni meteo dei giorni passati ha un pochino danneggiato anche il percorso gara. Comunque sarà un percorso piacevole e probabilmente uno spaccato dalla zona qui della parte di Aisa Impianti fino al crinale invece che costeggia Agazzi con Sanzeno, che è particolarmente suggestivo e spettacolare. Poi quest'anno, proprio dietro questo aspetto anche delle condizioni meteo, siamo stati costretti, ma direi forse positivamente, di utilizzare anche il sentiero della bonifica della Valdichiana. Quindi utilizzeremo quest'anno per la prima volta anche un tratto del sentiero della bonifica, e questo metterà gli atleti anche in una condizione piacevole. Poi troveranno ovviamente delle pozze un pochino impegnative che, ahimè, non potevamo evitare. Però direi che anche la partecipazione da parte degli atleti è positiva. Ci abbiamo atleti che vengono dalla Versilia, che vengono dal Senese, dal Perugino, quindi diciamo tutto sommato buona, anche se poteva essere maggiormente accreditata come gara, ma le concomitanze con altri eventi hanno un pochino penalizzato questa cosa qui. Ecco, peccato per questa giornata un po' fredda, ventosa. Ci crea problemi anche da un punto di vista, diciamo, anche organizzativo, perché dovevamo allestire anche l'arco gonfiabile oppure altre cose, e ahimè il vento qui non sta scherzando, quindi per evitare anche poi problemi di incolumità per gli atleti abbiamo dovuto, diciamo, stare più cauti. Comunque la filosofia è di riuscire a mescolare bene sport e ambiente. Esatto, no, questo è proprio uno spaccato, direi, ideale. Molti probabilmente, quando, diciamo, siamo in un impianto di smaltimento di rifiuti come luogo, diciamo, di destinazione di partenza e arrivo, quasi storcono, diciamo, il naso. Poi dopo, venendo qui, vedendo anche le piante che sono state create qui intorno, vedendo anche l'ambiente che c'è, e direi anche stamattina io non sento neanche dei colori particolari, quindi questo si fa capire che può convivere un ambiente, diciamo, anche di utilizzo per smaltire certi rifiuti con l'attività sportiva. E per caso c'è questo abbinamento, che è stato possibile. Sinatti, abbiamo chiamato il sole, uscito. Speriamo, no, l'importante è anche questo qui, che non piova, perché ieri ci sono stati anche i nostri atleti che devono fare i campionati in società di 10.000 a Reggello, hanno trovato. Sono in compagnia dell'assessore allo sport Federico Scapecchi, che ha dato ufficialmente via questo Green Trail. Diciamo che qui si sposa bene ambiente sport. Beh, direi proprio di sì. Qui siamo alla sede di Aisa Impianti, un'azienda che da sempre, con il suo motto zero spreco, sta attenta a quelle che sono poi le problematiche ambientali, e con la Sportiva di Pollicciano c'è una collaborazione ormai da tanti anni, in questo caso con la gara, appunto, Green Trail, che si svolge a Sanzeno dintorni, una bella gara, una decina di chilometri, impegnativa. Poi ha piovuto, quindi il terreno non è dei migliori, tira vento, quindi condizioni da vere atleti. È incredibile constatare quanti appassionati di modismo ci siano. Sì, molti, anche perché poi la Sportiva Pollicciano organizza molti eventi nel corso dell'anno e abbiamo sempre un gran numero di partecipanti da Arezzo, ma soprattutto anche da fuori Arezzo. Poi ormai manca poco più di un mese alla 50ª edizione della Scalata al Castello, l'evento principe della Sportiva di Pollicciano, quindi ci avviciniamo a questo importante traguardo piano piano con un'altra bella gara.